Parliamo ora di un tema che è tornato di drammatica attualità in questi giorni. Le morti sul lavoro sono già 159 dall'inizio dell'anno, uno stilicidio, visto che si tratta praticamente di un morto al giorno. A fare luce su questa piaga c'è l'Osservatorio Indipendente di Bologna, che compie 10 anni, e il nostro ospite in studio c'è il suo curatore Carlo Soricelli. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, i numeri dicono che dall'inizio dell'anno in Emilia-Romagna sono 9 i decessi sul posto di lavoro. Questo dato come pone la nostra regione rispetto anche a un trend rispetto agli altri anni? Diciamo che in questo momento è sesta come trend negativo. Tutti gli anni comunque sempre ai vertici la regione Emilia-Romagna. Quindi Anche anche qui c'è da perché, fare molto, sì, ecco. anche perché non si tratta solo di morti sul posto di lavoro, voi come osservatorio conteggiate anche altri decessi. No, i 9 sono rappresentativi solo dei morti sui luoghi di lavoro, Esatto. poi ce ne sono almeno altrettanti e a volte anche il triplo che muoiono sulle strade. Questo coinvolge anche parecchie donne. Per esempio, il morto in autostrada, che è morto qua nei pressi di Bologna, non posso metterlo qua nella provincia perché lì, diciamo, è un'altra cosa. Quindi. Il tema delle morti sul lavoro torna ciclicamente in primo piano nei mezzi di informazione, ma in realtà è un problema costante. Cosa si può fare, appunto, intervenire sulle norme, sui controlli, sulle pratiche? C'è molto da fare. I controlli sono diminuiti di molto, praticamente gli ispettori che controllavano sono diminuiti, ma l'importantissimo è fare soprattutto una grande operazione di comunicazione, nel senso che bisogna che i cittadini sappiano che è un'autentica piaga quella delle morti sul lavoro. Negli ultimi 10 anni, 10 anni che ho monitorato le morti sul lavoro, complessivamente sono state 14.000, di cui oltre 6.000 sui luoghi di lavoro, quindi è una strage che riguarda tutti, anche quelli che apparentemente non sono coinvolti, perché una donna, per esempio, che sembra che non muoia sul lavoro, poi in realtà ne muoiono moltissimi in itinere. Senza contare appunto il sommerso, i lavoratori stranieri, alcuni contadini che non vengono conteggiati, ma Certo, magari travolti dai loro mezzi agricoli. Ecco, io li monitoro tutti, anche quelli che non sono assicurati all'INAIL. appunto, lei parla di sensibilizzazione, da questo punto di vista il vostro osservatorio è in prima linea da 10 anni a raccogliere questi dati. Qual è, secondo lei, la cosa più importante, qual è la cosa anche che le ha dato, diciamo così, più soddisfazione in questi 10 anni rispetto al suo impegno? Soddisfazione ai cittadini perché l'hanno visitato 1,5 milioni di cittadini, ma se devo parlare di istituzioni, della politica, non c'è stato nessunissimo interessamento, a parte qualche raro caso individualmente, ma se devo parlare di politica anche dei vertici, parire dal governo, opposizione, nessuno mai si è interessato veramente del fenomeno. Ecco, diciamo che appunto sempre rivolta ai cittadini è per chiudere l'iniziativa che voi rilanciate per il 1º maggio. Vedo una fascia a lutto al suo braccio. Qual è il significato di questa Sì, iniziativa? perché visto che è un problema così drammatico, è da alcuni anni che ripropongo il 1º di maggio, che quest'anno è proprio sulla sicurezza, perché anche i sindacati hanno praticamente voluto questo 1º maggio dedicarlo alla sicurezza sul lavoro. E allora consiglio a tutti di far sentire con la loro presenza di portare il lutto al braccio quel giorno, perché della vita di chi lavora siamo tutti coinvolti, tutti dovremmo essere interessati. Grazie, grazie a Carlo Soricelli, curatore dell'Osservatorio Indipendente di Bologna, grazie soprattutto per il suo impegno. Grazie a voi. Noi proseguiamo.